Buonasera e benvenuti a Replay, sono le 21 e 6 minuti, quasi 7, anzi in diretta dei studi Europa Network per parlare di calcio come ogni lunedì. È un lunedì diverso per i tifosi del Cosenza, dopo due settimane tristi il Cosenza ritrova la vittoria su un campo difficilissimo quanto quello di Ribera, un po' di meno per quanto riguarda la data dell'ultima sconfitta, però insomma quello della Gelbison è un campo molto ostico, il Morra. Vedremo le immagini di questa partita, parleremo naturalmente del Montalto che sabato ha perso contro il Noto, gol di misura, tra l'altro una partita con molte contestazioni da parte di mister Giugno e anche il vice Spinelli che sono stati allontanati dalla panchina. Vedremo un episodio in particolare che ci sembra degno di nota, una respinta con un braccio da parte di un difensore dopo un tiro di piemontese quasi a botta sicura. E poi c'è la Vibonese che fa tesoro dei tre punti conquistati sul campo del Cosenza, vince ancora contro il Ragusa con il solito marasco, il gol della vittoria di Cosenza. E il San Biase invece che non ce la fa, abbiamo avuto Morelli la settimana scorsa qui, ci diceva di non essere in grande condizione, non è riuscito neanche a scendere in campo purtroppo il capitano perché si è riacutizzato l'infortunio e allora ha lasciato il San Biase con una difesa un po' improvvisata con molti esterni e ne ha fatto le spese il portiere Desio che si è trovato spesso di fronte Corona e Soci. 2-0 a fine primo tempo e poi il 3-1 nonostante il gol di Lio e molte occasioni comunque per il San Biase che non si è dato per vinto e sarà di scena al San Vito giovedì sera alle 20:30. E poi le altre categorie con il Catanzaro, con Cozza che si guarda ormai alle spalle e pensa anche al futuro lontano dal Catanzaro, il Crotone che fa Rachiri a Verona, fatale ancora una volta il Bentegodi con il suo pubblico che è riuscito a galvanizzare i giocatori capaci di fare tre gol in 7 minuti. Anche se il Crotone ha molte responsabilità e invece la cura Pillon che fa benissimo alla Regina che vince la seconda partita consecutiva e si risolleva un po' il morale e la classifica. Buonasera Franco Segreto. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera ad Antonio Alizzi di Calabria Ora. Buonasera. Un benvenuto ed è la prima assoluta per noi a Vincenzo Perri. Buonasera. Prima assoluta anche in campionato ieri perché è entrato al posto di Cotrupi che ha avuto una ferita sulla casa soprascigliale più che altro se non sbaglio, per questo è stato costretto ad uscire quasi da pugilato più che altro che da calcio, una gomitata. Sì, abbiamo visto la scena e il giocatore che allarga un po' le braccia, il giocatore della Gelbison, per arrivare sul pallone e urta contro l'arcata di Cutrupi provocandogli una ferita che poi è stata suturata sul momento, però sostituzione con Perri che se l'è vista dura, insomma, perché sono stati momenti concitatissimi perché si stava sull'1-0 se non erro. Sì, sull'1-0. E Pippo Gatto, buonasera da Cosenza.com, un saluto a Michele Cava, Enzo Renetti in regia, Giuseppe Costanzo e un grazie come al solito ad Anna Franchino che collabora durante tutta la giornata a lavorare per questa trasmissione sempre più complicata per avere le immagini da vari colleghi delle altre televisioni. Cominciamo con le immagini, proprio perché un'ampia sintesi siamo riusciti a recuperare non con pochi sforzi per avere le immagini dal Morra, con la Gelbison che, come detto, era imbattuta, sembrava anche imbattibile in casa. Gelbison, non vi ingannino i colori, maglia rosso-blu, assomiglia a quella della prima divisione del Cosenza. Altro sponsor tecnico, il Cosenza invece in maglia bianca. Un minuto di silenzio nel rispetto per la morte di Pietro Mennea, il ricordo di questo atleta e il Cosenza che deve sopportare le prime azioni con Galantucci che si rende pericoloso in questa azione di Mischia, poi ancora una conclusione verso Cutrupi. Incomincia a scaldare le mani al portiere Guadalupi che poi si rivedrà più in avanti con una conclusione pericolosissima parata da Spicuzza in angolo. Ma siamo già dall'altra parte del campo con Galantucci che impegna Cutrupi con questa respinta sul primo palo, poi pallone allontanato da Fiore e attenzione appunto a Guadalupi, prima conclusione controllata da Spicuzza e poi la seconda molto più complessa con due giocatori, anzi tre, che cercavano palla al centro, ma Guadalupi ha fatto bene a tirare. Ancora Cosenza, questa volta è Fiore che gestisce male questo pallone al centro dell'area e poi dall'altra parte un calcio di punizione della Gelbison. Questa è un'azione molto pericolosa con Senè che si infila in questo corridoio esterno, Cutrupi lo chiude benissimo, è una delle azioni più pericolose di Senè e poi ancora un batti e ribatti con l'ultima conclusione alle stelle, inguardabile. Ma ancora la Gelbison che nel primo tempo ha
cercato di imprimere un'accelerazione al match e poi siamo nella seconda parte dell'incontro con un'altra conclusione controllata. Calcio di punizione di Mocero e poi il tiro immediato parato ancora da Spicuzza, che è un po' la bestia nera del Cosenza, ma stavolta gli andrà male. E questa è la grande occasione per Galantucci e Cutrupi, nonostante la deviazione, riesce ad arrivarci col piede e poi se ne spreca tutto alzando sulla traversa. Attenzione ancora alla Gelbison che impegna i difensori del Cosenza e qua c'è un gol annullato per fuorigioco a Galantucci. Attenzione al Cosenza e attenzione a questa svirgolata di Pecora, pallone che finisce verso la linea di fondo e qui si alza la bandierina del guardaline e Pecora va in tilt e prende con le mani il pallone. L'arbitro, che non aveva fischiato perché sapeva bene che non si trattava di fuorigioco assolutamente, che fa? Concede il calcio di rigore a Cosenza così come da regolamento perché il pallone è stato preso con le mani in area. Niente di più chiaro, dispiace per il giocatore che ha preso con le mani il pallone, una grossa ingenuità, non avrà dormito stanotte sicuramente, mentre dorme su 24 guanciali Manolo Mocero dopo il gol che ha sbloccato il risultato in una partita difficilissima che il Cosenza ha vinto anche con un po' di fortuna, diciamo, perché queste sono coincidenze, ma ne ha avuta poca fortuna in questo campionato e quindi gli spetta una dose al Cosenza. Attenzione ancora alla Gelbison e poi su questo pallone c'è lo scontro di cui parlavamo fra il giocatore che se non sbaglio si chiama De Cesare, che è entrato nel secondo tempo, su Cutrupi, taglio all'arcata e poi Perri in porta che deve vedersela in questi ultimi minuti. E qui un altro erroraccio che Spicuzza e un suo compagno mettono in moto Mocero e poi il gol con Mocero che supera il suo avversario, lascia palla a destra a Foderaro che è bravissimo ad incrociare e riesce a trovare l'angolo sul secondo palo. L'esultanza di Foderaro che va verso la panchina di Aceto con Gagliardi in panchina accanto ad Aristide Leonetti, l'esultanza del Cosenza che è riuscito, cosa ho detto prima? In panchina? No, in panchina no. E ancora la Gelbison che insiste, ma la partita ormai è chiusa. 2-0 e il Cosenza resta in corsa. Poteva, diciamoci la verità, Franco, ieri poteva chiudersi il campionato, perché questa era una partita molto difficile per il Cosenza. Sì, sì, sì. Tanto ancora buonasera a tutti, è una partita molto difficile, abbiamo visto gli highlights, partita combattuta, una partita dove non sono mancate le occasioni da una parte e dall'altra. Il Cosenza, ecco, questo era il Cosenza che io mi sarei aspettato la domenica precedente con la Vibonese. Invece ieri il Cosenza, dopo due sconfitte consecutive, è riuscito a rialzare la testa grazie, voglio dire, al piglio, alla grinta, alla determinazione, anche grazie all'allenatore Gagliardi e al suo vice Aceto, che sapevano che non poteva finire ieri a Vallo della Locania, diciamo, questo campionato, perché bisogna dire comunque grazie e bravi a queste ragazze che tanto bene stanno facendo nel corso appunto del torneo. È un torneo ormai a due, lo stiamo dicendo da una vita, 5 punti di distacco dal Messina. Io leggevo qualche mail poc'anzi a telecamere spente, qualche telefonata che è arrivata, la gente ci crede, il tifoso rossoblu crede ancora nonostante siano rimaste 6 partite da giocare, però insomma ci sono delle partite, degli incroci pericolosi, direi, degli incroci pericolosi. Io la penso come Gagliardi e come Aceto, se potessimo o se dovessimo arrivare a 3 punti, quindi evidentemente loro cullano questo sogno, così come tutti i ragazzi, insomma lì a Messina, poi al San Filippo, se il Cosenza dovesse sfoderare una prestazione maiuscola come quella di ieri, perché è stata sofferta, se vogliamo, perché sì, sì. Cutrupi ha fatto delle belle parate, le ha fatte anche qui, vogliamo fidarci della sintesi il ragazzo che siamo riusciti a trovare, Vincenzo Perri, le ha fatte Spicuzza, poi lì insomma quel Pecora, hai detto bene, forse non ci avrà dormito tutta la notte per quel pallone lì che ha preso e che ha visto l'assistente di linea con la bandierina alzata e quindi pensava chissà che cosa, l'ha presa con le mani. Poi il gioco è quando arbitro fischia e sì. Rigore pure in questo caso. E quindi voglio dire, insomma, il Cosenza ha riscattato ampiamente la battuta interna del derby con la Vibonese e dobbiamo dire brava a tutta la squadra, ripeto, allo staff tecnico che hanno preparato bene la gara nel corso della settimana, ma anche qualche giocatore, qualche singolo come il Liotti che è tornato, così come il Paonessa per esempio, perché ieri il Cosenza ha fatto a meno di giocatori, diciamo, importanti della stazza di Beni in casa, che ha sempre giocato quasi, mancava Figli d'Oro, e Liotti è andato benissimo su Serè, ne parlavamo prima
l'amico Vincenzo Perri a telecamere spente. Voglio dire, è una squadra che ha ripreso il piglio, ha ripreso, è una boccata d'ossigeno non indifferente. L'ho vista non sulle gambe, ma l'ho vista veramente, come dire, con grande fame di punti, di vittorie e di calcio, e questo lascia ben sperare per il futuro. Antonio, lunedì scorso erano 5 punti di distacco, quest'oggi sono 5 punti, però l'animus è molto diverso, perché una vittoria come questa dà forza, dà coraggio, tiene in vita il Cosenza, il campionato. Non è un'agonia questa lenta, anzi è una speranza di riaprire il campionato. Ma la speranza credo che c'è, perché sul campo purtroppo se non fosse stato per queste due sconfitte consecutive prima della vittoria di ieri, il Cosenza poteva giocarsi le sue chance in maniera diversa. Però io credo che se è partita al termine della stagione, al di là dello scontro diretto in Messina, ne dovrà giocare soltanto 4, perché l'ultimo con la Nissa, 3 punti sono già. Come guarda caso l'Interreggio col Cittanova l'anno scorso. Quindi alla sono fine corsi e ricorsi che il fanno Messina dovrà giocare, insomma, oltre allo scontro diretto, insomma, 4 partite. Di queste 4 partite ce ne sono 2 difficilissime prima di arrivare a Messina Cosenza, una giovedì con la Pro Cavese e un'altra poi con il Licata, mi sembra. E quella col Savoia non la consideri tu? No, io ho detto prima di arrivare. Sì, prima di arrivare. Prima di arrivare. Okay, sì. C'è 2 trasferte consecutive. No, parla del Messina. No, del Messina. Del Messina. C'è 2 trasferte consecutive, sì. Comunque il Messina. E vi segnalo che la Cavese nelle ultime 10 partite della gestione Chietti ha fatto 20 punti, quindi una media di quasi 2 punti a partita. Se il campionato fosse iniziato con questo allenatore, probabilmente la Cavese avrebbe avuto un ritmo da playoff. Quindi credo che per il Messina sarà una partita difficilissima, perché le squadre campane giocano sempre con il coltello tra i denti, e quindi ritengo che sia importante per il Cosenza vincere giovedì contro il San Biase e non fare lo stesso errore che è stato commesso domenica scorsa contro la Vibonese, perché quella è una partita che il Cosenza non doveva perdere, è una partita che il Cosenza ha giocato con un atteggiamento sbagliato anche quando il risultato era sullo 0-0, e quindi credo che giovedì, insomma, come è successo domenica, insomma ieri, la vittoria è l'unico risultato possibile, perché un altro risultato, anche una non vittoria della Cerro Messina, sarebbe come emanare la sentenza di tra virgolette di morte. Chiudere il campionato. Allora Vincenzo, le tue emozioni intanto ieri quando sei stato chiamato in causa? Ti abbiamo ammirato nella partita con il Sion, te la sei cavata benissimo sul calcio di punizione, se non sbaglio una parata sì, da manuale, e poi ieri questi momenti concitati. Non è il massimo entrare sull'1-0 e sapere di avere sulle spalle e nei guanti il peso di tutta una partita. 6 minuti alla fine poi. No, è vero, è stata un'emozione fortissima. Mi dispiace soprattutto per Alessandro, perché comunque ha preso una bella botta. Entrare così sull'1-0 a 10 minuti dalla fine, loro erano 5 attaccati avanti, ti giochi il campionato, è stata dura. Però per fortuna è andata bene, Giovanni ha rassicurato un po' tutti col 2-0 e quindi portiamo a casa questa vittoria che ce la meritiamo, che dopo 2 settimane difficili ci voleva, come ha detto il signor segreto, una boccata d'aria. Forse nelle immagini finali della sintesi si vede un tuo intervento, comunque un attimo in cui c'è una... Sì, sul calcio d'angolo, ma aveva provato a tirare in porta, il vento l'ha messo un po' dentro e per fortuna l'ho preso. Chi ha tirato, Galantucci? Oppure no, il nome... Lo rivediamo, se non sbaglio, cioè, nelle immagini finali della sintesi di Gelbison Cosenza, rivediamo se è possibile con la regia la conclusione che Vincenzo è stato chiamato a deviare con un buon istinto, insomma, un colpo di reni, se non sbaglio. Sì. Lo rivediamo fra pochissimo. Intanto tu sei in panchina ormai dall'arrivo di Cutrupi, sei andato in panchina, naturalmente il sogno di un portiere che fa il 12 è anche quello di entrare e magari risolvere. Ecco, lo rivediamo, sì. Questo è il contatto, questo è il contatto di Alessandro con Cutrupi, e poi nelle fasi finali dopo il gol di Foderaro c'è un'occasione per... No, sull'1-0 è stato. Ah, sull'1-0 c'è un'occasione.
E c'è anche un colpo di testa che va di poco al lato, lì sei stato... Là sul calcio d'angolo, è uscita di poco fuori. Di poco al lato. Dicevo, quindi, chiaramente il numero 12 aspetta anche queste occasioni, deve farsi trovare pronto. È una... Magari non ti aspettavi di entrare qui, ormai no. Pensavi che la partita fosse incanalata in un altro... Sì, anche perché Cutrupi ha avuto dei problemi fisici le settimane precedenti, lì magari eri più in allerta. Sì, vabbè... La concentrazione magari è stata più forte, perché comunque sai, quando c'è il primo portiere comunque si sa che Alessandro ha fatto bene, sta facendo bene, ha avuto qualche problema fisico, allora là sono stato un po' richiamato anche dal mister a stare più attento, più concentrato, perché se non ce la facevo dovevo essere magari io a prendere in mano la porta. Pippo, la borsa del Cosenza oggi è in rialzo, è chiaro, perché infatti lo spread tra Messina e Cosenza resta intatto, identico, su 300 punti base, però... 500. Su 500, bravo, infatti, sono 500 punti base, però insomma il morale, poi andiamo pure su Facebook, è diverso. Il termometro della passione comunque è alto, è comunque caldo. La passione, perché vincere fuori casa con la Gelbison, diciamo che è la partita più dura che il Cosenza deve affrontare da qui alla fine, significa aver messo su un'altra tacca di morale, se vogliamo misurarla a tacche come un telefonino. Il campionato è quello lì, adesso se lo può perdere solo il Messina, lo si sta ripetendo da inizio stagione, praticamente da quando si sono un po' delineati queste situazioni in campionato. Avere la seconda 5 punti, c'è solo il rammarico di averle, diciamo, lasciate perdere le occasioni che ti sono comunque capitate, perché tu hai avuto tre occasioni per riagganciare e tre occasioni che hai perso un po' il passo. È successo quando con il Noto abbiamo perso fuori casa, e è successo adesso con queste due partite di fila, dove anche c'è stata la penalizzazione del Messina, un punto guadagnato sulla testa della classifica. Poi alla fine, se tu avevi tre punti in più, oggi parlavi a due punti e andavi a Messina a giocarti il campionato. Non è detto l'ultima parola, perché lo dicevate anche voi, così come il Cosenza, anche il Messina avrà due partite difficili fuori casa, potrà succedere di tutto, ma alla fine, voglio dire, sarà il Messina a dire, proprio sul terreno di Messina si dirà l'ultima parola. Sarà poi il Messina giudice ultimo, un po' lo ripeteva e lo ribadisco e lo sottolineo anch'io, quello che diceva poco fa Lizzi, e come l'anno scorso con l'Interreggio più o meno è successa la stessa cosa. Speriamo che finisca diversamente. Allora, andiamo su Facebook, ci sono alcuni protagonisti degli spalti almeno del Morra, con Stefano Conti: è un Cosenza che non muore mai, resta difficile, molto difficile, ma è importante crederci fino alla fine. Sarebbe importante che il San Vito desse una mano a questi ragazzi. Giovedì non ci sono scuse, trasciniamo il Cosenza fino alla vittoria. Antonietta: giovedì il Messina pareggia e noi vinciamo e andiamo a tre punti, poi ce la giochiamo e andiamo tutti a Messina. Serafino: crediamoci, abbiamo due possibilità, la vittoria diretta o i playoff, che in questa stagione, visto che il format solo per il 2013-14 rimarrà di 69 squadre, ipotizzando le solite 8-9 squadre tagliate, potrebbe bastare la semifinale. Per adesso giocheremmo i primi 4 turni, naturalmente vincendo in casa, essendo la migliore seconda. Franco Segreto: grande conoscitore di rumors, ha sentito di squadre in difficoltà e cosa ne pensa del coinvolgimento di Macalli nel fallimento del Prego Crema? Interrompiamo un attimo Facebook e chiediamo, ci sono due domande per Franco. Intanto non è migliore seconda, chi c'è come migliore seconda? Sono due squadre che adesso non ti ricordi, ma possiamo andare sul sito. Del girone B e del girone C, che hanno 62. Non dimmi che è il Sandonà. Tu dico subito in diretta. Pippo, vai. C'è il mini iPad. Sia nel girone B che nel girone C. E mi sembra che una squadra del girone F o G è a pari merito col Cosenza, 59 punti. Va bene. Però, qual era? Allora Franco, prima domanda è se ci sono rumors di squadre in difficoltà, sì, già dobbiamo. E poi cosa pensi del coinvolgimento di Macalli nel fallimento del Prego? Parlano di squadre in difficoltà di Lega Pro e naturalmente da quello che si vocifera sembra che, insomma, oltre alle 9 che saranno promosse direttamente in Lega Pro 2, potrebbe esserci qualche altra squadra. Questi sono i rumors a livello nazionale che arrivano, poi bisognerà vedere, insomma.
tra quello che si dice, tra quelli che sono gli spifferi e tra quello che in effetti sarà il finale di campionato e poi quelle che saranno le eventuali iscrizioni con le fideiussioni. Comunque ci sono delle squadre di Lega Pro che in questo momento stanno, dal punto di vista economico, stanno sicuramente male. Per quanto riguarda Macale, non sta a me giudicare o dire quello che è successo nella Pergo Crema, ci sono gli organi preposti che faranno, ovviamente indagheranno su quello che eventualmente è successo, insomma. Le squadre sono Ponte San Pietro, Oginatese con 62 punti, addirittura c'è il Voghera, il Delta a 60 come quarta nel girone B. Nel girone C sono Delta Porto Tolle e Virtus Vesuviano, dovrebbe essere Virtus Vesuviano, tutto quanto. Insomma, ci sono delle squadre che sono, hanno uno score migliore rispetto a Cosenza. Tanto pensiamo al primo posto per il momento, poi dopo ai playoff si penserà dopo. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo su Facebook, ci sono tantissimi interventi e poi naturalmente vediamo le immagini delle altre gare. C'è anche un'ampia sintesi che riguarda San Biase Messina. A tra poco. Ancora buonasera, la seconda parte di Replay. Stavamo parlando durante la pausa pubblicitaria di quanto abbiamo detto prima sulle migliori seconde. Antonio, c'è una peculiarità, ci sono dei gironi in cui ci sono più squadre, sono più e squadre, quindi più partite. Ci sono 20 squadre, in questo momento hanno giocato 3 partite in più del Cosenza, il Cosenza ne ha fatte 29, questo ne ha fatto 32, poi bisognerà vedere se si usa la proporzione o meglio. Però comunque, la seconda è un discorso. Virtus Venezia, non Virtus Vesuviana, sarebbe l'Unione, la vecchia Unione Venezia che gioca. Allora, comunque, è un discorso che riguarderemo da maggio in poi. Per il momento pensiamo devi ancora arrivare, A questo proposito andiamo a vedere la sintesi San Biase Messina, la guardiamo insieme. E, fra l'altro ci seguono in tanti da Messina via streaming e non solo. Quindi, salutiamo gli amici di Messina. Partecipano anche al nostro forum più spesso. Si scannano spesso. Sì, vabbè, chiaramente c'è un po' di campanilismo sul forum che si associa al nostro sito. Andiamo a vedere le immagini di San Biase e Messina con la vittoria del Messina per 3-1, Messina in maglia bianca, San Biase in maglia nera. Il Messina che attacca, sì, possiamo tenere anche l'audio sporco perché dà un po' di vitalità a questo servizio. Dicevamo un San Biase che si è presentato con una formazione rimaneggiata soprattutto nella fase difensiva. E questo è il gran tiro di Casciaro, il nostro ospite di due puntate di Replay, che ha provato a mettere i brividi al Lago Marsini e poi però è una sorta di monologo almeno nel primo tempo del Messina finché non trova il vantaggio. Ancora la squadra siciliana che va alla conclusione della distanza, la parata di Desio e poi ancora un tiro un po' sbilenco che finisce al lato. Ancora Messina, questa è una conclusione molto coraggiosa, Ferreira, e poi sì, di Ferreira, e poi ancora una conclusione con però l'azione fermata per fuorigioco. San Biase in azione, si calcia verso l'area di rigore e ancora un tentativo di concludere vanificato dall'intervento dell'arbitro. Ancora San Biase che prova a allontanare la palla dall'area difesa da Desio e ci riesce in questa fase con alcune conclusioni o comunque delle azioni interessanti. E poi siamo ancora sull'altro fronte con questa prima conclusione e attenzione adesso perché da questo assist di Costa Ferreira arriva il gol di Corona. E lì Desio Però aveva tutto lo specchio, aveva anche un giocatore a destra. Gli è passato sotto le gambe. Sì, ma aveva anche un giocatore a destra, non sapeva dove guardare, sinceramente. Si è visto arrivare Corona. Invece di andare con le mani, è andato con i piedi. Gli è passato. Attenzione ancora perché c'è Chiaria che con questa torsione, come vedete, è lasciato abbastanza solo. Qui dici Perri doveva uscire Desio, va bene. E ancora San Biase, sempre nel primo tempo non si perde d'animo, qua c'è una prima conclusione, insomma. È un primo tempo in cui il San Biase ha fatto qualcosina e il Messina è stato bravo a segnare due gol, comunque ha avuto il predominio dell'incontro. Siamo nel secondo tempo, qui questo pallone manovrato, lo spigolo destro, Casciaro. E ancora no, Casciaro, eccolo, che entra in area e poi va alla conclusione impegnando Lago Marsini. Ancora palloni verso l'area di rigore e qui in questa fase il San Biase insomma produce un'accelerazione e mette a rischio
l'area di rigore del Messina. Poi però purtroppo per il qui San Biase, verrà freddato da questa azione con questo passaggio verso il centro, lo scambio nello stretto, è bello. Gol di Costa Ferreira, il 3-0, tecnica, attenzione ancora perché qui è ancora Casciaro che cerca di trovare il pallone sul fondo, l'uscita di scena da parte di Corona e qui il fallo su Casciaro e il calcio di rigore perfetto di Rio che fissa il risultato sul 3-1. Ancora qualche occasione, qui sprecano un po' tanto i giocatori del San Biase, c'è un calcio di punizione interessante con l'ammonizione, finisce qui, nulla da fare. Vai Antonio. Questa credo che sia una delle dimostrazioni che nel calcio quando due squadre giocano comunque con determinazione alla fine vince la squadra che è più forte tecnicamente, perché comunque non si può dire che il San Biase insomma non abbia fatto la sua partita, anzi non si è nascosto, ha creato pure diverse occasioni, però obiettivamente il Messina è più forte. Dispiace perché il San Biase è arrivato a questo match importante per loro con molti uomini fuori, Porpora, Aguglia, Morelli. Già Morelli quando è stato qui l'anno scorso si lamentava perché la partita era di vitale importanza sia per l'una che per l'altra squadra, ma principalmente per loro perché loro in questo momento sono fermi a 30 punti e quindi in zona play out. E non avere una difesa titolare, insomma, è stato adattato lì Cordiano. No, Cordiano si è... E non, nemmeno sì, Cordiano, non c'era sì. Morelli, non c'era Mercuri, Porpora. Mercuri, insomma, ha dovuto reinventarsi. E alla fine, nonostante tutto... Nonostante questo, qualcosina l'ha fatto, qualche tiro di lì, ho visto qualche tiro di Curcio. Poi, chiaramente, come diceva il collega Alizzi, la differenza tecnica viene fuori. Il Messina, insomma, lì con Ferreira ha creato qualche buona occasione sulla corsia destra, qualche scambio in velocità, qualche triangolo... proprio nello spazio dell'area di rigore e lì chiaramente anche il portiere un gol gli è passato sotto diciamo le gambe, sull'altro diceva l'amico Perri che doveva uscire, poi sai insomma quando c'è di fronte gente come magari Corona o Chiaria insomma, sì c'era Cordiano, hai ragione, c'era Cordiano infatti ha giocato difensore centrale, però è dovuto uscire poi dal 39esimo del primo tempo guarda quindi, caso anche lui per infortunio, no, perché ricordavo questa uscita, poi sono giocato con Messio, c'è stato questa diciamo ha cercato di una reazione il San Biase, però insomma ha giocato una mezza squadra se vogliamo. C'è da dire che nel secondo tempo è entrato anche Verterame che è il portiere ex Vibonese che è entrato dal primo minuto, però i due gol li ha presi Desio e poi il terzo ha preso Verterame. Poi c'erano Arlia all'esordio, Cristaudo, no, ha già giocato Arlia all'esordio, non lo dice il giornalista di no, Lamezia, no, ha già giocato. Ok, Cristaudo a Casalingo. Esordio Casalingo. Cristaudo, Cordiano, Mercuri, Gerace, Casciaro e poi Carrozza, Filardo, Lio, Curcio, Savasta e Manfredo. Comunque, insomma, davanti hanno cercato di fare qualcosina, però poi, insomma, senza comunque, la difesa. Si è visto che alla fine il Messina è una grande squadra, perché poi alla fine parliamo di una grande squadra. Però è una squadra che se viene presa in velocità, vista anche la stazza fisica, dei difensori centrali, insomma, può essere una squadra che può essere, come dire, punita se incontra una squadra esperta come potrebbe essere la Cavese, quindi ci auguriamo che tu guardi avanti. No, ma ormai ci dobbiamo aggrappare certo. A questo. Mi sembra che Porpora abbia avuto una squalifica di due giornate, quindi non sarà neanche al San Vito giovedì, probabilmente non ci sarà Cordiano perché è uscito per infortunio, a meno che non recuperi non in queste Morelli, 48 ore. Morelli è la seconda volta che purtroppo deve forzare per rientrare perché c'è per assenza di... però non sappiamo se si tratta dello stesso infortunio. Cioè, noi abbiamo genere. Sempre parlato del Messina, è una squadra che se viene presa così, se l'avversario la mette sulla corsa, sulla dinamicità, può andare in crisi, però se vai sugli stessi... Ecco perché poi il San Biase... Si è vista la differenza, però poi alla lunga se becchi gol devi cercare di rimontare, chiaramente ti scopri, poi se non hai la difesa titolare, naturale che tutto diventa difficile, però se la prendi di infilata sul ritmo, come ha fatto anche il Montalto, ricordo all'andata, puoi mettere in difficoltà il Messina. È l'unico modo se, per cercare, non dico di annullare, ma di avvicinarti a questo gap tecnico che comunque loro hanno rispetto alle altre squadre, insomma, sicuramente in misura maggiore. Andiamo un attimo su Facebook a vedere, perché ci sono tanti messaggi. Dario Liotti e Teresa Crea scrivono: Cosenza non mollare, 5 punti non sono tanti, Liotti sei grande. E questo cognome
parla chiaro. Poi Roberto Perri, solo una parola, crediamoci, Uniti si vince. Ieri a Vallo ho visto una squadra motivata, così vi voglio, così si vince il campionato. Giovedì sera tutti al San Vito, senza se e senza ma, così come altri tifosi invitano tutti. Giulio, onore ai 150 tifosi rossoblu che hanno deciso di lasciare parenti e amici per recarsi al Vallo della Lucania e incitare la squadra che torna con i tre punti. Grandi tifosi. Luca Agugini, a proposito di tifosi che c'erano, buonasera a tutti. Ieri ero a Vallo a vedere la partita, è stata una giornata bellissima, culminata con la vittoria finale. Ho assistito al match fianco a fianco con mister Gagliardi, Fiore, Leonetti e il mitico Ercolino Donato, e l'emozione più bella è stata abbracciare Gagliardi non appena Foderaro ha insaccato il gol del 2-0. È stato come avere il miglior amico con cui condividere l'esultanza di quel momento. E al signor Lago Marsini e tutta Messina dico: esultate alla fine, noi non molleremo mai. A proposito, questo è un richiamo, perché nel dopopartita, ne abbiamo parlato anche con Patrizia De Napoli, c'è stato un intervento su Facebook da parte del portiere del Messina, a commento della partita. Spieghiamo ai nostri telespettatori perché poi sentiamo i nostri ospiti. Michele Delia, buonasera a tutti. Ieri Cosenza ha festeggiato con i baci perugina la vittoria con la Gelbison. Qui c'è un collegamento con quanto è successo al Ceravoli, evidentemente. È doveroso dedicare la vittoria a Denis Bergamini, finalmente giustizia per lui e la famiglia. Parleremo anche di questo tra pochissimo. E poi ancora Antonio Bruno, è proprio un peccato che due sconfitte precedenti abbiano pregiudicato la classifica, due partite nelle quali Gagliardi ha sbagliato molto, saremmo potuti essere in testa con un punto di vantaggio sulla CR Messina, ora diventa sempre più difficile raggiungere la promozione. Dobbiamo rassegnarci a un altro campionato di D sperando in una nuova società. A giorni sarà lanciato il nuovo comitato per trovare una nuova società per il Cosenza. Questo è Antonio Bruno da Senigallia, per chiarire insomma da quale luogo scrive. E poi Luca che gli risponde: Antò, ma pensa un po' positivo, dai, ci arrenderemo solo alla fine. Lo invitano ad essere più ottimista. Torniamo agli ospiti, sono tanti argomenti. Voleva rispondere, ho sentito da portiere a portiere? No, da portiere ad Antonio, perché ha detto che la coppa è di Gagliardi, visto che lui vuoi rispondere tranquillamente, insomma, che cosa è successo? Intanto vabbè, scrive da Senigallia, quindi non ha visto le partite, però visto che magari è uno che è colpa, lo salutiamo affettuosamente. È colpa mia che le racconto da radio, insomma, ho raccontato almeno quella di Palazzolo, no. No, ma quella... vediamo come le ha viste dalla panchina, era questo il discorso che volevo fare con lui. Allora, quando si perde tutti. Normale. La stessa cosa quando si vince, quindi non è che il mister parla sempre le partite sempre bene, con la giusta concentrazione, ci trasmette rabbia, perché dice sempre che il cuore è la base di tutto, se non c'è il cuore non, quindi che colpa del mister assolutamente, abbiamo la colpa di tutti, quando si perde tutto. Rianalizzando la partita con la Vibonese a distanza di tanti giorni, brucia la sconfitta alla luce poi del risultato di Vado Lucania, soprattutto del fatto che il Messina non aveva vinto con la Gelbison. Cosa credi abbia causato la sconfitta? Magari la incapacità di reagire, perché il gol di Marasco ci poteva pure stare, l'errore collettivo, è stato incapace il Cosenza di reagire, forse è un po' scarico come diceva il capitano Parisi o cosa? No, sul primo gol siamo stati un po' ingenui, perché vinciamo 1-0, prendiamo una ripartenza su un calcio d'angolo con palla persa al limite dell'area. Poi il secondo gol c'è la bravura del giocatore, la fortuna del calciatore a beccare l'angolino, però non siete scarichi o secondo me hanno reagito bene, come dicevo, no, anche ma in quella partita no, però quella partita no, è stato... che hanno reagito bene ieri. Allora, ieri sì. Vabbè, insomma, dai. Comunque, quella partita, forse il caldo, l'arrivo della primavera è stato quella partita con la neve, se andiamo ad analizzare di nuovo, comunque è una sconfitta dovuto soprattutto probabilmente a un atteggiamento, non mentale, nel senso che magari la squadra non riusciva magari ad esprimersi come credeva, come voleva, ma soprattutto a un atteggiamento tattico della Vibonese, che in determinati momenti della partita si è chiusa bene, perché sentivo poi Soda, questo vorrei dire, insomma, cioè è facile elogiarsi, no? Tattica perfetta, fare barricate, dai, perfetta. Sì. Tattica perfetta, sì, se poi stai con 8-9 uomini davanti al portiere è facile dire tattica perfetta. Alla fine la tattica perfetta in questa partita o comunque nel calcio è quando forse tu avresti vai lo stesso a giocarti la partita tu, e magari attacchi con 5-6 uomini. Dovevi aspettare più a dire tattica perfetta mettendo 8-9 persone davanti al portiere. Giustamente lui dice che è tattica perfetta, ma
mi permetto di dire che non è così, come la stessa cosa magari... Perfetta per le esigenze della Livonese in questo momento, sì, visto che loro puntano sulla prossima stagione. Allora, ci siamo chiusi tutto bene, chiaro, ma no. Tattica perfetta secondo me è un'altra cosa. Come la stessa cosa del portiere Lalo Marsini, che si permette insomma di scherzare su Facebook, che glielo consentiamo. Però è come se Alizzi dicesse al Messina, come mai il Palazzolo al San Filippo faceva la difesa a centrocampo e giocava fuori casa, alla Zeman. Lo sfottò che lui dice, insomma, quella considerazione che ha fatto. Ma cosa ha scritto esattamente? No, lui ha detto che non crede, cioè ha letto un credo che la storia sia questa, che lui ha letto la cronaca della partita sul sito della Gelbi, probabilmente l'avranno commentata nel pullman quando tornavano a Messina. E poi ha avuto questa, come dire, questo pensiero, questa esternazione dicendo non ci posso credere, come per dire un qualcosa che magari abbia potuto influire. Ma sull'episodio del rigore sì, in particolare? Fatto, vabbè, abbiamo chiarito... Lui probabilmente contestava il fatto che se il guardiere ha alzato la bandierina perché l'arbitro ha concesso il calcio di rigore. Vabbè, sono cose che magari ci stanno, però uno bisogna guardare sempre a ma casa sua. Io dico una cosa, non è la prima volta che io dico una cosa, se... Perché sennò poi ripeto. Andiamo a rivedere San Biese e Palazzolo, sì, che mi ricordo. Io ho sentito anche il telecronista. Il Palazzolo che faceva la difesa a centrocampo. Una cosa che secondo me nel calcio è difficile. Io ho sentito anche il telecronista che ha commentato la partita. La rivediamo, l'immagine del rigore, del fallo da rigore, meglio del giocatore Pecora che prende la palla con le mani, perché immagino che in tutte le TV locali in questo momento campane stiano guardando e vivisezionando questa scena. Ma lui si rende conto che sta facendo, sì, infatti poi la butta subito, come se palla avvelenata, la lascia andare, però ormai è andato, è stato distinto. Sì, è stato distinto, lui si è fatto trarre in inganno dalla chissà ce la dalla trova sbagliata. L'amico Leonetti sì la sta trovando, la sta cercando, non è facile. Lo stavo dicendo, ma Lago Mazzini ieri, ecco, non era, io sentivo il radiocronista, non era a San Biasio, al Guido di Polito sì. E allora non le aveva viste lei? No, non le aveva viste sicuramente, allora l'abbiamo viste noi in tarda mattinata. Qualcuno che gli avrà detto. No, lui ha letto la cronaca della partita. Ho capito. E siamo stati noi a vederli. Senza però vedere le immagini. E dunque anche il telecronista di 105 TV dice è rigore, perché il giocatore ha preso la palla con le mani sbagliando. Cioè ha letto subito in diretta la... dispiace per Pecora, per il capitano, dice il telecronista, però è rigore. Qui, guardate la svirgolata di Pecora. Forse è meglio. La svirgolata, va il pallone che finisce verso il fondo, vanno i giocatori del Cosenza, non è fuori gioco, ma si vede un attimo. E abbassa subito la bandierina. Sì, alza sì. E abbassa. Quel tanto che basta per trarre in inganno Pecora. Ma se riguardiamo l'immagine, c'è un momento. Andiamo un po' indietro. Sì, la abbassa subito. Andiamo un po' indietro che rivediamo il gol. Lago Marsini pensasse al Palazzolo invece di pensare o magari ecco, alla Cavezza, o magari alla Cavezza. Ecco, l'errore di Pecco è stato incrociare la bandierina. Doveva disinteressarsi la bandierina. In questo momento. Allora, ecco, da qui un po'. Ecco. Pecora che svirgola, quindi poi non è fuori gioco. Poi c'è l'assistente che alza la bandierina, qui dopo la svirgolata. Ecco qua. Le magie possono andare avanti. Eccola là, vedi? E l'abbassa subito. Gli facendo l'arbitro. E l'abbassa. Ecco, come dice Perri, gli facendo l'arbitro, lui nel frattempo c'è la palla, giocando. Lui c'ha la palla nelle mani, giocando. Lì voglio dire, l'arbitro non ha fischiato. Non è che il rigore, magari il rigore. Possiamo andare a contesto, come dire, ma non si può neanche interpretare, è il rigore. È il rigore, è lento, ma stai giocando, non è che no. La reazione ci sta perché è di disperazione, è rabbiosa perché si è commesso un errore, infatti mani nei capelli ci sta, però non si può chiedere niente, non si può chiedere nulla. La fortuna della Cerro Messina è che la Monaco ha saputo costruire una grande squadra dentro e fuori il campo, L'ha detto Pippo. Vabbè, comunque, è un grande team. Andiamo a vedere. No, ha saputo un'organizzazione, come dire, generale, insomma, sia societaria che tecnica, che gli permette di vincere. Speriamo di no, ma comunque di essere vicino al traguardo. Allora, vediamo invece Vibonese e Ragusa, una sintesi ampia di questa vittoria importante per la Vibonese che raggiunge il Montalto, in zona quindi tranquilla, zona tranquilla, 40 punti. Punto, non parlerei di playoff perché ora sono distanti 5 punti, quindi sono... Tre punti ai playoff, non è che sia così lontano. 5, no? Perché c'è il Savoia a 45. 3. Il Savoia a 45 e loro a 40, quindi è una situazione abbastanza... aperta sì, però insomma abbastanza difficile. Sì. È chiaro che cercheranno tutto per tutto a Vibo, no? Per arrivare nei playoff. Certo, però certo. Siccome sono in questo momento in ascesa,
ancora una volta al segno. È possibile tutto, eh? Ma poi hanno avversari, voglio dire, abbordabili: Nissa, Cireale, Noto, Agropoli, Ribera. Nissa, Cireale sono 6 punti. Attenzione al gol di Marasco, guardate il gol di Marasco, guardate un po' come si infila centralmente e poi va a battere il portiere, resiste alla carica. Marasco è uno di quelli che sfrutta sempre le ripartenze. Incredibile la bravura di questo giocatore. Giallo, che hai sentito che ha detto Pippo? No, dimmi. Cioè, sono due squadre abbordabilissime, Nissa e Cireale. Ah, sì. Poi il Noto, vabbè, il Noto chiaramente poi hanno, anche non vanno a Noto. Noto... E poi hanno in casa l'Agropoli, vanno a Ribera e poi il Città di Messina. Ecco, a Noto dovranno giocare come a Cosenza, perché Perry lo sa bene. No, nove davanti il la Noto porta. È... Sì, perché il Noto è una squadra che attacca. Attacca sì. Tanto, con Merito, non so se c'è Pignatta, perché mi sa che Montalto non c'era Pignatta, non mi è parso di vederlo. Però, insomma, è una squadra molto, molto pericolosa, molto temibile. E questo è Soda che viene, se non sbaglio, allontanato. Mi sembra che venga allontanato. Ancora la partita, avete visto il bel colpo di testa di Impallari di risposta al gol di Marasco e poi la bella azione che ha portato, no, eccolo Soda. Però Cosenza e Ragusa 6 punti, voglio dire, la squadra tutto sommato in questo momento è in ascesa. Sì. Come diceva Pippo, c'è un campionato sulla carta abbastanza abbordabile. È chiaro che vanno per i playoff a questo punto, no? E certo. Tentarlo a nuoce. A 5 punti. Quindi la Vibonese, insomma, voi la vedete in ascesa. In ascesa, certo. Personalmente sì. Però penso che anche il Savoia... Perché ha sempre giocato, diceva il collega Lizzi prima, è una squadra che pratica questo 4-1-4-1 con un giocatore davanti alla difesa, poi centrocampo... 9-2, diciamo. Sì, centrocampo e difesa sono molto stretti, diventa difficile incunearsi nelle maglie per qualsiasi formazione. Anche a Messina avevano giocato bene, poi hanno perso, ma non avrebbero meritato. Con Messina hanno perso con Lignoffo in casa. Esatto. Però mettendo a ferro e fuoco la difesa del Messina, avevano tenuto discretamente bene. No, pensavo a proposito del discorso playoff, sfruttano queste ripartenze. Interessante. Sono molto bravi nelle ripartenze. Interessante questa cosa, perché se veramente Vibonese, Ribera e anche il Montalto, perché no, da qui in poi punteranno ai playoff, renderanno la vita difficile al Savoia, che già dovrà giocarsi la piazza d'onore con Gelbison e Città di Messina, e allora vorrà dire che il Savoia giocherà con Cosenza e Messina coltello fra i denti, sì, vabbè. Avrà un ruolo chiave per il campionato. Certo, sarà la bilancia. Poi ospiterà sia il Messina che il Cosenza. Esatto. Quindi ce li ha tutte e due in casa. Saranno partite fondamentali per il Cosenza, Messina e Savoia. Farà arbitro al campionato. Prima noi. Prima il Cosenza. No, ci andrà comunque sempre prima il Messina. Prima va il Messina. Perché il Messina va, il calendario dice questo, prima il Messina e poi... Mi pare che ci abbia due partite in trasferta consecutive, mi pare Licata, Savoia, Savoia-Licata. Sì, Licata e Savoia dovrebbero essere. E poi il 21 Messina aprile... c'ha Chiavese, Licata e Savoia, poi arriva il Cosenza. In casa il 21 aprile. Esatto. In casa c'ha, fuori casa Licata e Savoia, in casa c'ha il Cosenza e poi va a Ragusa e a Nissa. Il giorno sono tre partite toste. Prima di passare a vedere le immagini del Montalto di sabato, Antonio, ieri su sabato sera e poi domenica su Gazzetta del Sud la questione Bergamini con Gazzetta dello Sport, possibili novità nel caso, che è stato riaperto dalla procura di Castrovilla di tempo fa, e adesso siamo arrivati al dunque. Sì, ho letto l'articolo che ha scritto il collega Ceniti, mi pare. Ceniti. Ma se insomma le cose sono in questa maniera, cioè che le svolte sono a un punto, come dire, decisivo, vuol dire che comunque il lavoro che è stato fatto sotto traccia dagli investigatori sta portando a degli ottimi risultati, quindi vedremo quello che succederà. Credo che, come si leggeva nel catenaccio dell'articolo, che ci potrebbero essere o interrogatori di queste persone che sono indagate oppure addirittura dei mandati di cattura, quindi vedremo quello che succederà. Mi auguro che insomma dopo tantissimi anni si faccia luce su questo caso, la verità, comunque, giustamente. Perché comunque sono oltre alla famiglia di Dennis, ma c'è anche un'altra famiglia molto più grande, che è quella dei tifosi del Cosenza, delle persone che lo conoscevano, la Calabria, mondo del calcio, che ormai insomma vuole sapere che cosa è successo realmente, quindi vuol dire che qualcosa in questi anni, in questi mesi, insomma,
è stato fatto. C'è il grande merito da parte della famiglia e anche della città di Cosenza di aver riaperto questo cold case. Vediamo una di quelle storie che sembrava ormai chiusa in una scatola, riaperta grazie all'impegno poi dell'avvocato della famiglia. L'impegno Gallerani, l'avvocato Gallerani. Gallerani e... Ma anche di giornalisti, insomma, di tutti quelli che comunque hanno creduto. Che... E poi della procura che dà un senso di Castro Villari, a tutti... che è il procuratore Giacomo Antonio, che dà un senso a tutto quello che si è fatto in questi anni. Vedremo quello che succederà, perché da quello che abbiamo appunto letto dovrebbe essere un discorso imminente. Da quello che abbiamo detto sì, però poi in questi casi, come sappiamo, insomma, sono indiscrezioni. Andiamo a vedere la sintesi di Montaltonoto. Si è giocato sabato questo anticipo che ha fatto arrabbiare tantissimo Franco Giugno, perché è stato espulso insieme ad Andrea Spinelli, e non solo, anche per qualche decisione arbitrale. Il Montalto che prova a fare la partita con il Noto, che è una squadra difficile da controllare, che è dinamica il Noto. Molto molto dinamica, cerca con queste manovre di arrivare al gol. Attenzione a questa grandissima occasione per Salandria, il contatto con Salandria, che non fa quel passo in più per arrivare al tiro, la posizione utile per battere il portiere. Qui siamo in questa occasione in cui si lamentano per un fallo subito dai giocatori del Noto, e qua Merito prova a impensierire la porta di Ramunno. Fatto due buoni bella parata, Ramunno, e poi ancora l'altra parte invece, la parata del portiere del Noto su questo cross. Attenzione ancora, qui è l'azione contestata con questo tiro di Piemontese, bloccato con le mani, sì, è scivolata, il difensore Troiano, se non sbaglio, Troiano va a toccare, c'è la protesta dei giocatori del Montalto che cercano di far rivedere Piemontese. Poi attenzione, perché siamo nel secondo tempo, Piemontese qui impegna severamente il portiere, e qua invece Crispino, se non erro, spreca una grande occasione, poi gli rimbalza pure sul viso il pallone, sfortunato sul rimpallo. E attenzione, perché c'è questa azione che è un po' il preludio al gol, con un'azione insistita, e poi riesce a sbrogliare la situazione il Messina, ma dopo l'espulsione di Giugno è come se il Montalto perdesse la testa. E ancora il gol, attenzione, con Merito, questo lancio verso il centro con Merito che riesce a segnare. Bruciate sul tempo. Posizione regolare. Infatti mi sembra, la vorrei rivedere, però l'hai rivista? L'ho rivista con attenzione, e mi è sembrato veramente regolare. E poi questo gol annullato per il contrasto fra Piemontese e il portiere, e poi ancora un'occasione con Merito che va sul fondo, va al tiro e impegna Giugno. Aveva ragione ad arrabbiarsi. Eh sì. Ultime occasioni con la rovesciata di Corogi, parata agevolmente, finisce qui. Montalto che dopo due... Alla fine il pareggio era più giusto. Sì, il pareggio era sicuramente più giusto. Ci fermiamo un attimo, fra poco la terza parte della nostra trasmissione, andiamo di nuovo a vedere i vostri commenti su Facebook, tra poco. Terza parte di Replay. Intanto su Facebook c'è una nostra telespettatrice, Sara, che dice: buonasera, volevo solo dirvi che da qui a fine campionato il Messina una la pareggia, basta vincere a Messina, la promozione è nostra. Un solo rammarico per l'ennesima annata che poteva essere già nostra, non aver preso Fernandez grazie a una società incompetente, dice. E poi dice di un nostro collega, Giuseppe Milicchio, che ha parlato di novità societarie, ne sapete di più? Allora vediamo se i nostri ospiti sanno qualcosa su queste novità societarie. Ha detto di novità Giuseppe intervenendo a Radio Sound, ma non si sa se societarie o meno. Questo lo aspettando da 6 mesi. Da più di 6 mesi. Ma ancora non escono fuori. È un momento difficile. Da più di 6 mesi. Un momento difficile per avere novità societarie, cioè ingressi, sì, in questo momento. Infatti. Il Montalto ci sta provando, c'è probabilmente qualcosa che si muove. Però ieri ho incrociato per caso il signor, l'ex presidente De Caro, che saluto, e mi diceva che forse c'era uno, non so, del Sorbo, qualcuno. Cesare Sorbo che potrebbe essere un imprenditore che potrebbe essere uno. Hanno comunicato oggi, insomma. L'ingresso. Esattamente, vedi, quindi me l'aveva anticipato ieri. Beh, certo, è un momento. Per quanto riguarda il Cosenza, al momento che potrebbero, però al momento insomma è tutto in stand-by, che io sappia.
tutto c'è assolutamente niente. Non lo so, se poi, che diceva il collega Milicchio che salutiamo, se riferiva al discorso societario, magari si riferiva a qualche altra cosa, insomma. Noi siamo qua, solitamente telefoniamo prima della trasmissione, facciamo il giro, no? Per capire se c'è qualcosa che si muove, ma al momento sembra che non ci sia nulla di particolare. Panoramica in tre minuti, Antonio, sul calcio calabrese, a partire dalla Cura Pillon, il Crotone che riesce a rovinare la festa 2-0 a Verona, e poi il Catanzaro che adesso si guarda alle spalle, e in più c'è Cozza che dice a fine anno lascio, nonostante 2 anni di contratto, non ci credi. E poi insomma l'Interreggio e la Vigor Lamezia che vivono di alti e bassi, si fondi era difficile, l'Interreggio invece che perde, insomma, viene risucchiata, basta una sconfitta. Ma partendo dalla regina, mi sembra che in queste due partite la squadra ha raccolto il massimo, cioè vincendo ad Ascoli una partita decisiva per la salvezza e poi continuando ieri con la Juve Stabia. La regina può salvarsi se riesce a giocare con quel pizzico di esperienza che magari può trasmettere un allenatore come Pillon, e se Di Michele continua a segnare, perché fondamentalmente, insomma, ti salvi se hai l'attaccante, insomma, che riesce a far gol, insomma, nelle partite decisive. Il Crotone ieri io l'ho visto, sinceramente ha fatto una grande partita. Peccato per quei tre gol, insomma, in 10-15 minuti quando li ha presi, però io credo che il Crotone ieri abbia fatto una grande partita. E soprattutto vorrei segnalare il gol di De Giorgio, che di Praia Mare, De Giorgio di Verbicaro. Ha fatto un gol da Serie A, cioè un gol che se lo facesse Messi o Cristiano Ronaldo avrebbe le copertine la tutti gestione i giorni della partita. Torniamo al discorso della gestione della partita, magari pensavano di avere la partita già in tasca, però là secondo me è una questione anche di qualità del, cioè alla la fine del Verona c'è stata il Verona ha sfruttato le fasce, ha messo due palle dentro con un cacciatore, sì, e Agostini. Alla fine se hai Cagì e Sgrigna la partita è probabile che cambi, come dire, cioè, due cambi, che voglio dire, cambi gol, li hanno sempre fatti. Però su Catanzaro invece vediamo le immagini della certo che quattro gol in casa, sì. Sono pesanti, quattro gol in casa col Perugia, e il Perugia era rimasto, mi pare, con un uomo in meno, sì, esattamente, poi pareggiato dal Perugia, però ha giocato per un po' di tempo con un uomo in meno. Sinceramente io il Catanzaro, seguendolo, insomma, per motivi di lavoro, non l'ho capito che squadra è. Sì. Perché è una squadra che quando deve fare il salto di qualità, quindi avvicinarsi alla zona playoff, fa sempre un passo indietro. Vorremmo vedere le immagini dei gol di Catanzaro-Perugia. Ieri sinceramente non mi aspettavo questa sconfitta, anche se il Perugia è una delle squadre più in forma del girone B. Però credo che questa sconfitta gioca bene sia, Perugia. Sì, gioca bene. Gioca molto bene. Per le ambizioni del Catanzaro questa sconfitta credo che sia deleteria, perché oggi deve pensare soltanto a salvarsi, fare più punti possibili, perché insomma si fa dura altrimenti. E credo che tutto questo casino che c'è anche a Catanzaro, non come a Cosenza dal punto di vista societario, là è un calcio parlato, cioè nel senso che alla fine Cozza si lamenta su certe cose, ha ragione, perché quando secondo me non ci sono strutture, questo sì, è penalizzante sia per un allenatore ma anche per un giocatore, insomma, esprimersi senza doccia, dolce fredde. Però credo che per il resto abbia un po' ingigantito, perché alla fine le critiche però ci sono ovunque, c'è una parte di tifoseria che non apprezza. Ma lì pure la, già è qualcosa di 4.000 persone allo stadio. Tutto il calcio è delusa. Sì, tutto il mondo è paese. Tutta la Calabria è paese. Sì, ma ovunque. Ha detto così, che non deve rivedere le sue cose, però da quello che ha lasciato intendere nel dopo partita di ieri, dopo la sconfitta, forse un po' oggi sulla panza mi è arrivata una lettera di un tifoso di Catanzaro che ha detto che lasciate stare, andate via tutti, che Catanzaro non merita questo, andando avanti così si scenderà in secondo non lo so, alla fine del campionato lui ha fatto beh, certo che è stato accontentato, vorrebbe andarsi per la squadra, perché è stata rifatta in corso d'opera, gennaio, sì, completamente. È una squadra che sta fatta su indicazione sua, perché comunque Cosentino non c'è più Sorace, cioè sì, vabbè, ma Cosentino al di là del direttore sportivo che sicuramente ha fatto il suo lavoro, però è Cozza, insomma, il punto di riferimento di Cosentino. Io credo che Cozza non andrà via perché ha iniziato un progetto l'anno scorso e quindi lo terminerà nei confronti dell'istituzione a questo punto. Ha dato una bozza all'istituzione, ha dato anche e ha cercato secondo me di dire anche gli ultimi accadimenti, non è che da meno stanno già un po' condizionando quello che sta accadendo sui vari processi, sul vecchio fallimento, sui vari ricorsi che sta facendo, sì, l'attuale proprietà. Queste cose qua con quello che dice queste sono cose che stanno un po'
Ma io credo che Cozzi abbia dato una bozza alle istituzioni e anche ha cercato di trasmettere un po' di un messaggio alla tifoseria del Catanzaro, dicendo che sì, alla fine ricordatevi dove siamo partiti, cioè l'anno scorso il Catanzaro non aveva una squadra, è partita da zero, oggi si trova in prima divisione, non sarà l'anno questo che probabilmente li porterà dove loro si augurano, però non è che la prima divisione oggi con 16 squadre è una serie B2. Io credo che Benevento, Frosinone, squadre che non sono nei primi posti della classifica, sono quasi come organico al pari di Avellino e Nocerino, insomma, Perugia stesso, Latina, che sono nelle prime quattro posizioni. Questa sera stanno giocando Avellino e Nocerino, quindi sono due squadre, insomma. Ci dice Pippo quanto stanno? Avellino, Nocerina, Pippo, me lo risultato per quel poi il Reggio e Vigor Lamezia. Ma la Vigor Lamezia, se finisse oggi il campionato, sarebbe salva per la classifica avulsa. Anche a Lamezia c'è un clima strano, cioè alla fine contestano tutti, in Calabria si contestano presidenti, allenatori, si dimentica del passato perché nel calcio non c'è la riconoscenza, questo lo sappiamo, però io credo che bisogna stare con i piedi per terra perché Lamezia... 1-0 l'Avellino. Chi ha segnato, Pippo? Cioè, Biancolino. Se riuscirà... Biancolino, ha segnato Biancolino. La Vigor Lamezia, se quest'anno riuscirà, insomma, a mantenere la categoria, sarà un ottimo risultato. Non è la stessa squadra dell'anno scorso. Io ho avuto modo di confrontarmi anche con, insomma, Fabrizio Maglia, con Costantino. E ovviamente non è la stessa squadra dell'anno scorso, ma non tanto per Mancoso. C'è Mancoso, dai. Però. Sì, ma non tanto per Mancoso, che il giocatore faceva la differenza, proprio per la qualità dei ricambi anche. Quindi... Adesso ci sono tantissimi 93-94 in panchina. Poi Longoni non è in grande condizione. Il budget era quello. Scendono in 4 in C2 se non invece sbaglio. Tre praticamente sono già quasi fuori. Fra la quart'ultima e la terz'ultima ci sono la bellezza di il budget non punti. Era un grosso budget. Sì, non è. All'Interreggio dopo 7 risultati utili consecutivi ha perso. È una classifica abbastanza corta per la zona salvezza, insomma. Però credo che l'Interreggio in casa sta andando bene. Una battuta d'arresto viziata probabilmente anche dal pareggio e dal vantaggio del Chieti. Ha buttato fuori tre calciatori ieri all'Interreggio. Sì, si lamentavano, compreso Carbonaro, tre giocatori si lamentavano, che il gol del pareggio e del vantaggio del Chieti fossero irregolari. Quindi, al di là delle espulsioni c'era qualcosa che secondo loro non quadrava. L'Interreggio poi alla fine c'era. Ma io credo che le scuole calabresi si salveranno tutte qua. Concentriamoci adesso sul prossimo turno, che è giovedì, è quasi un'anteprima la nostra trasmissione, perché si gioca, anzi addirittura l'Agropoli Montalto giocheranno mercoledì. Anche la Vibonese. Anche a proposito del Montalto, facevo gli auguri, un in bocca al lupo a Pino Vincente, che ha avuto un incidente automobilistico ieri, mi diceva, intorno alle 11:30 mezzogiorno, e quindi insomma se l'è vista brutta. Facciamo il nostro in bocca al lupo e auguri per una pronta guarigione, ha avuto problemi, insomma, è stato in ospedale. Speriamo di rivederlo subito tra noi, perché doveva essere ospite con noi stasera qui Pino Vincente, che poi è il preparatore atletico del Montalto, ex Cosenza Calcio per tanti anni in Serie B, quindi lui il nostro in bocca al lupo. Allora leggiamo, poi mi dite così chi gioca prima, dopo gli orari, perché è uno spezzatino questo della Serie D, assomiglia alla Serie A, assomiglia. A Cireale Palazzolo, giovedì, 14:30, ok. Agropoli di Montalto, mercoledì. 14:30? Sì. È l'ultima che mi pare che si gioca alle 14:30, perché poi dalla prossima, al 7 aprile, alle 15. Sì, Messina Procavese sicuramente giovedì. Quindi Cosenza giocherà ancora una volta conoscendo il risultato del Messina. E questo dovremmo chiedere a Perri se è un bene o un male. L'ultima volta è stato un bene, perché sapendo che Messina aveva pareggiato col Paternò, Cosenza è andato a vincere, poi ha vinto e se... Ti dà una carica in più, no? Sì, come sì. No? Certo. Loro giochiamo alle 20:30, mi pare, no? Dai, facciamoci... Sì, 20:30. Lanciamo una pietra. Il tuo pronostico su Messina Procavese. Vabbè, sulla carta è favorito il Messina, chiaramente. Sulla carta il Messina. Spero una sconfitta, ma penso un pareggio. Un X, pensi bravo, un X. Pure io un X. Okay. Pure io per un X. Nissa Vibonese giocano mercoledì alle 14:30, due fisso. Il pronostico è 2. Due fisso. Qua non sbagliamo si può. E pare che la Vibonese giocherà con una tattica diversa. Ah sì? Con il 4 con l'8-2. Poi Noto comprensione Normanno. Giovedì. Sì. Partita interessante. Noto comprensione Normanno. Questo è un derby, un altro derby siciliano. Uno scontro siciliano. Uno fisso, diciamo. Uno fisso per il Noto, dice. Cioè, consigli per le scommesse. Ok.
Nuova Cosenza Sambiase. Si giocherà giovedì alle 20:30 in notturna. Quindi noi giornalisti non possiamo dare pronostici o altro, è una partita importante per entrambe le squadre, è veramente mors tua vita mea. Perché tanto il Cosenza recupererà Pippo, il Cosenza recupera Benincasa e Filidoro che hanno scontato il turno di squalifica. Sono una bella partita, sconterà Gagliardi il secondo turno di squalifica, quindi ci sarà ancora una volta Aceto in panchina. Ci sono c'erano diffide o ammonizioni pesanti nell'ultima partita? No, che tu sappia. No, niente, quindi Cosenza sarà, e mentre per quanto riguarda il Sambiase sapete qualcosa ad esempio delle assenze, domani non ci sarà ci Porpora domani che... ci vuole. Sì. Porpora sconta la seconda, sconta giornata. Morelli bisognerà capire come sta, come non sta, e anche quello di Cordiano si è uscito per un problema diciamo muscolare, bisognerà valutare le condizioni di questi qua insomma, di questi... Poi il reparto difensivo, tutto sommato, che mancava ieri, non so se qualcuno recupererà per giovedì sera qui al San Vito. Poi c'è Ragusa Gelbison, Ragusa è una delle squadre che potrebbe deve, uscire un X qua. Deve far punti. La Gelbison fuori casa si chiude bene, riparte. Però sarà arrabbiata. Penso proprio di quindi... sì. Che allora... erra ieri poi nel dopopartita, l'abbiamo ascoltata, ha detto che insomma la sua squadra non avrebbe, meritato. Gli stava stretto il pareggio. Nel calcio ci sta anche questo. Vinto, voglio dire, ha vinto l'umiltà, la determinazione, non meritava di vincere, le vendette sono piatti che servono a questo freddi, sì, no? Siamo d'accordo, siamo d'accordo, io sono d'accordo con quello che dice Alice. Non meritava di vincere all'andata, è vero, perché è stato un po' di errori di troppo da parte del Cosenza. Ci stanno queste ci stanno quando una squadra a volte gioca bene però non raccoglie nulla. E poi Ribera, Città di Messina, derby siciliano, ci sono parecchi derby. No, più interessante è Savoia Licata. E poi Savoia Licata, interessantissimo. Allora, a quel punto sì, perché a si giocano un posto nei playoff, no? Sì. Pippo diceva una cosa particolare, c'è un fatto che Ribera non perdeva mai. Non ha mai perso in casa, è arrivato Cosenza e gli allenatori. La Gelbison non ha mai perso in casa, lo zero. Ci sono altre due squadre che non hanno mai perso in casa e Cosenza deve giocare a Torre Annunziata e Messina. E a Messina San Filippo. Altri due tabù da sfatare per il Cosenza, speriamo che non arrivi qualcuno prima a sfatarli, insomma. Deve arrivare il Cosenza, perché sennò non va bene. Comunque Assetto Biancolino veramente. Hai visto? Grande segreto, lo devi dire adesso, no? Segna, lo devi segna dire, lui. Io senza iPhone e iPad, io non ce l'ho né l'iPhone né l'iPad, siete voi che siete, o mi sbaglio per, loro sono muniti, io ho detto Biancolino, guarda qua Biancolino, Vediamo se c'è qualcosa su Facebook. Intanto volevo chiedere a Vincenzo Perri di raccontarci anche la partita con il Sion, che lui ha vissuto da protagonista. È stata una bellissima serata di festa, raccolta fondi per Mormanno, la presenza di Gattuso in campo, un clima da Champions quasi per quella serata fantastica. Sì, è stata una bellissima partita, atmosfera favolosa. Poi sai, giochi contro uno che si chiama Rino Gattuso, è sempre un'emozione comunque. Ha vinto tutto. Ma la punizione l'ha tirata lui oppure no? No, non ha tirato lui. Ti ricordi chi l'ha tirata la punizione che ha parato? No, tu importa solo pararle e basta. Dovremmo saperlo noi, però non mi ricordo sinceramente. Beh, vuoi sapere l'ha troppo. Anna Franchino. Vuoi sapere troppo quindi. Adesso che ha tirato la punizione del Sion, insomma. Però è stata l'angolino l'aveva messa. Sì, Marano l'ha pure deviato. Ah, pure, giusto per rendertela più, messo in difficoltà. Più difficile. E tu vieni naturalmente dal settore giovanile del Cosenza, e, insomma, è una bella gavetta la tua. Sì, sono da quando avevo 16 anni, sono partito con la Beretti, poi l'anno scorso facevo il terzo, però ho fatto tutto il campionato juniores, una bellissima esperienza con il mister Altomare che mi ha aiutato tanto, una persona davvero squisita. Infatti e quest'anno si trova a Terni con... Mimmo Toscano, che salutiamo. E mo quest'anno niente, sto facendo il secondo. Tutto bene. Sperando insomma, che l'anno prossimo. Punti sarà un po' giù. Senti, comunque il settore giovanile lo stai seguendo sempre. Hanno vinto 3-0. 3-0 sabato contro il Francavilla. Meno 2 però con una partita in meno. Una partita in meno hanno vinto contro il Francavilla, hanno segnato mi pare Morelli, Panzera a Pippo gli ho dati i marcatori. Te li ricordi i marcatori? Sì. Panzera e Morelli. Porta gioca Fabiano. Carbonaro. Sì, sì, Gian Fabiano. È Carbonaro. 95 Fabiano. Nel secondo, a 5 minuti alla fine, 37 secondi. Siamo classe 93. Vediamo anche l'altezza, visto che ho visto che è notevole. 1,88. Insomma, classica altezza da portiere.
Allora, il prossimo turno l'abbiamo analizzato, però Cosenza-San Biase, che gara ti aspetti? Abbiamo già detto tutto. Mi aspetto una gara da parte del Cosenza, insomma, diversa da quella con la Vibonese, assolutamente, un approccio migliore e soprattutto un gioco più fluido, perché credo che contro la Vibonese sia mancato anche un po' di velocità alla manovra. Sarà una partita da vincere, probabilmente, insomma, Mocer e Guadalupi saranno decisivi come lo sono stati finora. Non sarà semplice perché non sarà semplice perché il semplice giocherà, insomma, per portare con il coltello tra i denti, sì. Però queste partite contro le motivazioni, il Cosenza ce n'ha di più del San Biase, ci dispiace per i nostri amici, insomma, di San Biase, però è una partita che il Cosenza vuole e deve vincere assolutamente. Allora, abbiamo parecchie cose da leggere, perché si è aggiornato Facebook finalmente. Massimiliano dice: non vi sbagliavate, ha segnato Biancolino, e in effetti Massimiliano Patitucci ci dice questo. Gio Lenti, Lento, scrive: al nostro portiere Perri, se Buffon si fa male, Perri in nazionale, un abbraccio, forza lupi sempre. E poi Antonio Tocci: buonasera, volevo manifestare la mia grande gioia per la bella e importantissima vittoria che ci hanno regalato i nostri lupi, trascinati dal primo al centesimo minuto dai magnifici ultra come non mai. Tocci era lì, perché ho visto delle foto su Tonino? Facebook. Sì, Tonino. Lo salutiamo, Tonino. Sotto la balaustra. Grazie lupi, e soprattutto grazie a quei valorosi e irriducibili ragazzi che saranno tornati a casa ieri sera senza un filo di voce. PS, il campionato è ancora tutto dentro, fino alla fine ne vedremo delle belle, è convinto Tocci. Poi ancora Luca Agugini: non ho parole per descrivere la partita Gelbison-Cosenza, testuali parole di Lago Marsini. Ha scritto lui con la P Gelbison, dice Agugini, non è un errore del nostro telespettatore. E poi la vittoria del Cosenza, scrive Fabio Vercillo, di ieri è la vittoria del cuore, della grinta e della determinazione. E poi, credetemi, il settore ospiti è stato meraviglioso, da brividi, eravamo un centinaio, ma per compattezza, potenza, canora e amore infinito per la squadra sembravamo mille. E giovedì sera tutti al San Vito per spingere i lupi verso la vittoria. E poi ancora, Lupo Rosso Blu Beppe: ciao, sono Giuseppe Daluzzi, abbiamo fatto la trasferta insieme ad Arezzo, ce l'hanno. Sì, infatti, vorrei dire brevemente che i ragazzi hanno dimostrato tutto il loro carattere, peccato solo che la sfortuna e le vicende societarie stanno condizionando e non poco il campionato. A Messina, per far sentire tutto il nostro appoggio, dobbiamo essere minimo in 2500, complimenti per la trasmissione. E poi, ancora, Francesco Fice: bravissimo Perri nel farsi trovare pronto appena viene chiamato in causa, crediamoci, forza lupi. Poi, Serafino Di Marco: vi correggo, le squadre del girone B e C che hanno 3 punti in più del Cosenza hanno giocato 32 partite, 4 in più del Cosenza, il miglior coefficiente partite punti è nostro. Il coefficiente è quello di cui parlavamo prima, il coefficiente, perché loro hanno 3 partite in più rispetto a noi, ma però 62 prima. Punti, 59 punti, praticamente siamo coefficiente identico. Lo dice anche Anna Maria Genise, che poi dice: solo il Gladiator, che ha perso per la prima volta, ha perso per la prima domenica, volta ieri, sì, lì che già in C2. Attenzione, c'è un messaggio da Messina. Riccardo Gucca dice: buonasera, una domanda per gli ospiti, qua serve Franco o Pippo anche, perché io nel 70 non c'ero. Ricordate Loris De Carolis? Come giocò no? A Cosenza. Carolis e Peressin. De Carolis Peressin, la coppia dell'attaccante. Avevo 7 anni, dice Serafino, ma la ricordo bene, grandi goleador, la coppia più prolifica. Carolina e Teresina li chiamavano. Ma questo è un tifoso del Messina? La squadra dovrebbe essere questa, c'è la foto del Cosenza dell'epoca di Loris De Carolis. E li chiamavano Carolina e Teresina, che segnavano tutti e due, una volta era il loro soprannome. Ma lui è tifoso del Messina? Sì, sì, del Messina, però evidentemente De Carolis di dov'era? Forse era... No, perché giocavano tutti e due col campionato, mi pare. Che vincevamo 3-1 a San Vito, il nostro telespettatore di Messina. Anzi, De Carolis Peressino era campione del Cosenza. Spettatore, diciamo. De Carolis però aveva giocato pure a Messina. 70. Ah, ecco, per questo forse. Comunque, magari se Riccardo ci spiega perché questa sua curiosità. Comunque, De Carolis, come vedi... Peccato che sono lontano, altrimenti poi mi avvicino per vedere chi c'era in quella fotografia dal 70. Sì, poi la vediamo insieme, magari continuate questa discussione su Facebook, Franco, sulla nostra pagina. È bello, Antonio, che vuole dire è bello qualcosa. Interagire, vai Antonio. Questo è un Amarcord, insomma, datato di lunga data. C'era un altro che poi è una curiosità. Mocer ha segnato nella stessa porta nella quale Cosa... Non dirlo. Quando, anche dallo stesso angolino, insomma, nella stessa parte di porta quando Cosa... segnò 1-0
Gelbison Cosenza. Errore loro dal dischetto. Vinse 1-0 con il gol di Vincenzo sul rigore a pochi minuti dalla fine. C'era Cosenza nel 1970. Stessa porta, stesso angolino. Non diciamo insomma, niente. La cabala dà ragione a Cosenza per il momento. Tu ne hai, Vincenzo, delle non dico manie, insomma, ma qualcosa di scaramantico fai prima di scendere in campo? Niente. Non si dicono, se no non funziona più. Ah, non si dicono. Il peperoncino. C'è Pippo con... Pippo sta cercando la Cosenza. No, ma le classi pressine caricavamo sul vecchio sito del Cosenza Calcio quando gestivo io allora. Scusami, ma Pippo, se vai su, sì, sulla su pagina. C'è la foto, se mi fai vedere magari... questa foto e me la passi per cortesia. Signor sì. Vediamo se... Era piccolo pure io, però insomma. Senti, allora a proposito del prossimo turno, abbiamo detto tutto su Cosenza-Sambiase, o meglio aspettiamo il giudice sportivo. Sambiase che in questo cammino del ritorno fuori casa ha vinto nelle ultime, soltanto sì, con il Montalto. Ma nelle ultime partite mi pare, come nelle ultime partite Pippo, c'è stato un pareggio abitata, e poi delle sconfitte. E poi delle sconfitte con Savoia, Gelbison e Palazzolo. Queste sconfitte e un pari, quindi un punto nelle ultime quattro giornate. Sì, esattamente. Sì, è una situazione abbastanza. Ma lo diceva difficile pure Morelli la settimana scorsa, che era una situazione un po' difficile quella che stavano attraversando, molto delicata. La dichiarazione di Mancini è: non possiamo fare di più, perché in effetti è in difficoltà con gli uomini ed è difficile, insomma, quello se ti manca tutta la difesa non ti puoi inventare nulla, insomma, nel calcio non si inventa nulla. Questo è quanto. Per quanto riguarda il Cosenza, Franco, pensi che nella formazione Gagliardi possa reinserire di nuovo Benincasa? È una domanda che mi sono posto pure io, perché in effetti sia chi ha preso il posto di Benincasa, Paonessi, è andato molto bene, lo dicevo nel mio primo intervento, così come è andato bene Liotti. Chiaro che, insomma, non lo so poi per la conta degli under quello che ha in mente e intenzione di fare, però la squadra ieri si è comportata bene, era una squadra più da trasferta, se vogliamo, poi giocando contro il Sambiase probabilmente qualcosa cambierà. Non so se poi tornerà il ragazzino sulla parte sinistra perché Cavallaro gioca a destra, oppure se lascia Liotti. Liotti è un 90? 3. Ah, no, 4. È pure lui 94, quindi è pure come... Cavallaro, Liotti, Filidoro e Liotti. Filidoro è pure 94, mi pare, Cavallaro, quindi 93. Non c'è un problema di anni. Pensavo fosse 93, ecco perché avevo fatto prima. Quindi 94, però Liotti ieri, da quello che mi si dice, a Senela ha tenuto molto bene, ho visto anche gli highlights. Non lo so, Antonio, brevemente, lui ci invece che sarà... Così come, insomma, io ripeto, ogni allenatore ha le sue gerarchie, quindi e tu pensi vedo che Benincasa rientra dal primo minuto, tu pensi? L'ha sempre considerato inamovibile. Due giorni di il playmaker davanti alla difesa. Di cure potrebbe per Mocero. Forse cambiare qualcosina al centrocampo, magari fare giocare Salvino. Però ieri ha giocato Piromallo, che è andato bene, e poi Salvino è entrato successivamente, gli ha fatto tirare un po' il forse fiato a Salvino. Potrebbe dare un po' di fiato ad Adriano Fiore, forse. Che l'ha avuto qualche settimana prova la solita, però è importante, ma io è riuscito zoppicando a quanto pare, non sappiamo se si tratta. Secondo me potrebbe fare, perché comunque Piromallo ieri ha giocato pure. Al posto di Fiore chi? Marano? Ecco, perché, Paonessa? Questo magari di Rimini, quindi una Cosenza diverso, un po' meno propositivo. Alla fine di De Carolis. Questo Buca è il nipote di De Carolis. Ah, ecco, abbiamo chiuso. Grazie a Franco Segreto, grazie, buonasera Rizzi, a tutti. Vincenzo Perri, Pippo Gatto, Michele grazie Cava, Enzo Vernetti, Giuseppe Costanzo e Anna Franchino. Un saluto e attenzione, perché ci vediamo venerdì sera alle 21, ci sarà Franco Segreto con voi, partita alle 20.30 giovedì e poi replay speciale venerdì sera alle 21 con tutte le immagini. Non è d'accordo? E vabbè, andremo col pilota automatico allora, ma ci saremo, ci sarà soprattutto Franco Segreto. E niente, allora appuntamento a venerdì sera alle 21 in diretta replay. Arrivederci.